Mamma, quando ceniamo ho una fame. Amore, questa sera andiamo fuori a cena. Veramente? Mm-hmm. Che bello. Allora, un sacco di tempo che non andiamo a cena fuori, solo io e te. È vero, però questa sera ci sarà anche Dario, naturalmente. Dario Moccia! No! Dario? Sì, ora ci viene a prendere in macchina quando ha finito di lavorare e poi ci andiamo a mangiare una bella pizza tutti e tre. We are frogs! Insieme. Io non voglio uscire con Dario, voglio uscire solo con te. Lui mi dice sempre, Dea, per forza, non ce la faccio più, mamma. Andrea, non ricominciare, eh. Avevamo parlato e mi sembrava che avessi capito. Capito cosa, mamma? Ti ho spiegato che Dario ti vuole tanto. In realtà Dario Moccia mi vuole solo stuprare, mamma, bene. Aiuto. E poi è sempre gentile. No, è solo una finta, mamma, quando siamo da soli mi tocca il pisello. E sei un po' grandino, per fare queste storie. Non è vero, è gentile solo con te perché sei la sua fidanzata. Ma con me non lo è per niente. In che senso? Spiegati meglio. Quando non ci sei, lui mi tratta male. Tanto tu non mi credi perché credi solo a lui. Io lo so che per te non è facile, però ne parliamo quando sei un pochino più tranquillo. No, io non ci vengo, andate da soli. Andrea, basta, non esagerare. In più lo sai benissimo che Dario il prossimo mese verrà a vivere qui con noi, quindi dobbiamo trovare una maniera. Ma Dario è il compagno della madre. Era per andare d'accordo tutti e tre insieme. No, non voglio, io lo odio. Ma non devi fare così, se non è che se si scopa tua madre allora lo devi odiare. Ma guarda il cattivo. Mamma mia, che mossa. Mai sentito un dialogo così tra un ragazzino e una ragazzina? Guarda il cattivo! Guarda che mossa! Ah. Così io dicevo alle ragazzine. E loro mi dicevano, che figo! No, in realtà non è vero. Gli mostravo solo le mie carte di Yu-Gi-Oh! Questa è polimerizzazione. Serve per fare la fusione tra questo e questo. E poi gli mostravo la carta viola. E cosa c'è questo qui? E faceva, no, che bello! E gli facevo, hai visto? Andrea, tutto bene? Cos'è successo, Elena? È lenta questa storia. Sì, beh, in pratica Andrea è triste per colpa di Dario. Cazzo, che gli ha fatto Dario Moccia a questo giro, eh? Gli ha rubato le carte per la sua collezione, Dario! Hanno litigato in macchina, Dario gli ha urlato contro e l'ha trattato male. Ma in realtà Andrea non aveva fatto nulla di male. Gli aveva solo toccato il pisellon. Hai litigato con Dario? Perché mi ha detto che appena verrà a vivere qui troverà il modo di mandarmi via, perché non mi vuole. Oh, la vuole uccidere! Ho detto che tu non glielo permetterai mai. Lui mi ha risposto che tu farai tutto quello che ti dirà lui. Allora mi sono messa a piangere e lui mi ha gridato contro, dicendomi di non fare la femminuccia. Dario ti ha detto queste cose orribili. E io non ci posso credere. Andrea, mi dispiace tantissimo. Le cose che ti ha... Mi ha annoiato. Vedi? Ho la ADHD, non mi devi annoiare. Devi essere breve e conciso. Ore, lo sfigato di tuo... Oddio, questa mi sa che era una hit, però non l'ho mai vista intera. Allora, amico mio, che mi racconti? Immagino tu abbia lasciato quel lavoro. Quale? Non l'ho ancora fatto. Avevi detto che non ti piaceva, che ti volevi mettere in proprio a fare il lavoro dei tuoi sogni. Lo so, però poi ci ho pensato bene e sinceramente non mi sento così bravo per lavorare da solo. Credi più in te stesso, credi più in te stesso. Devi credere di più in te stesso. Credi più in te stesso. Credi di più in te stesso. Credi di più in te stesso. Devi credere di più in te stesso. Credi di più. Devi crederci, se non ci credi tu, chi è che non ci crederà? Ci devi crederci! Se tu non ci credi, chi ci crede? E questa è tutto quello che troverete in una guida da 130 euro di un crypto guru. Ti devi svegliare presto la mattina, alle 5 in piedi. Poi ti fai una bella doccia, fredda, calda. Non è nella tua zona di comfort, amico mio. Fredda. Poi vai a correre. Un po' di endorfine, devi lavorare con la testa libera, amico mio. Poi ti metti qui. Qui, sulla scrivania, tu dici, vado al computer, no, alzati in piedi, 5 piegamenti, 10 flessioni, 77 addominali, 57 di panca, 50... e poi inizi a lavorare, che nella vita reale, se fai tutte queste cose, quando inizi a lavorare sei tipo così. Sei tipo una meba, perché ovviamente hai già fatto tipo troppo sforzo per quello che devi... per quello che dovevi fare nel giorno. Quindi sei un morto che cammina. Ok, ok, non so più rimontarlo. Fatto. Cazzo, era così facile. Sì.
Scusate il ritardo. Iniziavamo a pensare che tu ti fossi scordata del nostro aperitivo. Ma figurati, il nostro aperitivo del venerdì sera ormai è una tradizione. Ormai è una tradizione, già, ti succhiero il cazzo. Siamo da 4 mesi quasi. Da quando mi ha lasciato il mio ragazzo. E da quando mi sono mollato con mia moglie. Tu, tutto merito di Luca, che volevo... Che se l'è scopata e mi ha tolto quel peso dalle palle. Per tirarci un po' sul morale. Ah, a proposito Luca, volevo chiederti una cosa. Sabato c'è una mostra fotografica e io ci voglio andare. Dato che so che sei un amante della fotografia, ma magari sarebbe bello... È sposato, dai. Andare insieme, so che con te la apprezzerei molto di più. Eh certo, lui altro che amante. Lui è così bravo che dovrebbe farlo come lavoro. Sai da quanto glielo dico? Ma lo fanno, eh. No ragazzi, non sono così bravo. E poi grazie per l'invito, ma sabato lavoro. E fatti spostare il turno, no? Non posso. No ragazzi, non sono così bravo. Sempre le sue foto. Ragazzi scusate, c'è fuori una mia amica che non vedo da tantissimo tempo. Foto bellissima. Vado a salutarla, arrivo subito. Vai tranquillo. Vai. Certo che Sara diventa sempre più bella ogni giorno che passa. Che troione, ora gli risponde. Già. Ma perché l'hai detto no per sabato sera? Perché sono gay, te l'ho già ripetuto 1000 volte amico. Ti è sempre piaciuta, sei sempre stato innamorato di lei sin dall'università. Adesso è libera. Ti chiede le mie storie sarebbero più divertenti e più interessanti comunque. Uscire e tu mi dici di no. Guarda che l'ho capito che non c'è da lavorare. Lo so, ma penso che sia esperto di fotografia, non vorrei deluderla. In fondo non ne so così tanto. Io avrei fatto diversamente. Qualche giorno dopo. Luca, sono un po' in difficoltà, devo dirti una cosa. Dimmi tutto. Spero tu mi possa perdonare, non sai. Mi sono scopato la ragazza. Le volte sono pessimo, ma sabato alla mostra con Sara sono andato io. Ok, perché dovrei perdonarti? Perché mi ha succhiato il cazzone. Perché ci ho provato con lei. Ah. Però non c'è stata. Anzi, abbiamo passato tutta la sera a parlare di te. Di me? Sì, di te. Perché le... Pezzo di merda, non si fa. Non si fa, che amico del cazzo. Lei non riesce a capire se è corrisposta. Se ti piace, è bene che tu glielo dica più presto. Cioè, quindi a stare a piaccio? Sì. E questa cosa l'ha fatto completamente dimenticare della cosa che ha appena fatto il suo amico. A stare a piaccio. Anche per me è strana come cosa. Scherzo. Perché fatta sono più bello io. Sì, le piaci, e anche tanto. Quindi, adesso, quando arriva, le chiedi... Vai lì e le lecchi la fica. Vai! Altrimenti, guarda, ti levo il saluto, ok? Ah, eccola. Non devi prendere l'acqua. Ciao, Luca. Ciao, Sara. Stefano, dov'è? È andato un attimo fuori, ha detto che tornava subito. Tu non sai che cosa mi ha combinato sabato. Ci ho provato. Sì, e io gli ho dato un bel 2 di picche. Due di pizza. Sara, mi chiedevo, ma vorresti venire a cena con me stasera? A cena? Con te? No! Sì, finalmente sto trovando il coraggio per dirti che mi piaci. Luca, adesso me lo dici? Ma perché non l'hai fatto prima? Sono timido. Io adesso non posso più. Ah, porca troia! Che cosa hai fatto questa notte? Sabato, tornando dalla mostra, ho trovato il mio ex sotto casa. Parlato, mi ha detto che gli manco, che mi ama ancora. E tu ti sei fatta imbambolare? Mai tornare dagli ex. Io l'ho fatto, è una cosa sbagliata. Abbiamo passato la domenica insieme. E sei tornato con lui? Sì. Sì, però perché mi aveva lasciato per motivi stupidi, cioè, capito? Volevo almeno che mi lasciasse per motivi giusti. Luca, mi dispiace, ma in questi mesi io ho provato ad avvicinarmi a te. Hai ragione. Ma non credevo di poterti piacere. Devi imparare a credere in te stesso e ad avere più fiducia. Sai, nella vita ho imparato che se vuoi che gli altri... No. Devi essere tu il primo a credere di essere meritevole di amore. E tutti noi lo siamo. Non è vero, non è vero. Sei un ragazzo... No, Renti. Sono pieno di qualità, ma non te ne riconosci nemmeno una. Oddio, ma sono proprio io. Però io non ho qualità. Sai che cos'è l'autostima? È il valore che attribuisci a te stesso. E quindi datti valore, credi nelle tue capacità, buttati. Buttati, ora che sto col mio ex e tu non puoi più stare con me, buttati, non servi più a niente. Io dici, se intendo. Le occasioni che ti si presentano, non rimandare e vedrai che otterrai tutto ciò che desideri dalla vita. Festeggiamo? Perché? Perché oggi ho imparato una nuova lezione. Anche le troie ti danno i consigli, questa è la nuova lezione, diglielo. Niente. No, potevi shineare. Oggi ho imparato una nuova lezione. Anche una troia come te può permettersi di dare dei consigli. Vattene via. Tanto uno che la butta dentro. Eccolo lì. Il Gallo Belotti, dai!
Intanto uno gliela mette dentro, se non si fosse capito sono di Bolzano. Bar fuori gioco. Dai, 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 annullatelo, annullatelo che ora fanno il gol alla Salernitana. Annullalo. No. Intanto preparo l'inno, dai. Unico grande amore di tanta e tanta gente. I hate all men. Are you in again? No, no, I'm not. Well, you're about to be. Swear. E per fo'. Cioè Dario prende in giro Gianmarco, ma pure quelli di Dario. Porca troia. Parte Cristiano. Un gran gol. 12 euro. Interessa lo sconto? Musica. Interessa? Interessa. Punto di domanda. Punto di domanda. Punto di domanda. Punto di domanda. Rispondi! Subito! Tutto bene? Sì, sì, ora che hai risposto sì. Madonna! Mi dispiace, ma questa relazione non può andare avanti. Mi stai sempre con il fiato sul collo. Mi dispiace. No!